Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Ovviamente sono tante le informazioni, le chiacchiere che stiamo facendo durante gli ultimi giorni per tutta la situazione incredibile che c'è intorno a Destiny in questo momento. In questo video vado a fornirvi, a offrirvi un spaccato di quello che abbiamo fatto su Twitch riguardo un argomento sensibile, particolare, cioè il famoso meno 45% che ha fatto Bungie durante l'ultimo anno. Cerchiamo di analizzare la situazione, da dove può avvenire questo meno 45%, i perché, i per come eventualmente del fallimento dell'ultimo DLC, tra cui anche i contenuti stagionali, insomma, una chiacchiera che si incentra su quello per ampliare un po' il discorso, appunto, e cercare di fare chiarezza su alcuni punti. Quindi io vi lascio al video, come sempre spero che questi tipi di contenuti vi piacciano e noi ci vediamo alla prossima. 45%, di chi è la colpa? Chi lo sa? I capocci hanno deciso di fare Lightfall, anche perché sappiamo benissimo che in realtà il discorso Lightfall è un discorso molto vecchio che secondo me fa riferimento al preacquisizione e al lancio probabilmente di Beyond Light, se non prima, dove Bungie aveva detto facciamo il cambio di direzione, facciamo Beyond Light, The Witch Queen e Lightfall. Vi ricordate, no? Questa era la famosa triade che doveva uscire. I capitoli finali di Destiny dovevano essere questi. Cosa è successo nel durante? È successo che si sono inventati e abbiamo detto che okay, facciamo anche The Final Shape. Perché hanno fatto The Final Shape? Noi fisicamente non lo sappiamo. L'hanno fatto perché non erano pronti a fare 3 DLC con un finale decente? L'hanno fatto per fare un filler perché non erano pronti, non avevano abbastanza risorse? L'hanno fatto per essere ingordi e fare un DLC in più per guadagnarci ancora di più? Sta di fatto che questa strategia sicuramente non ha pagato, perché siamo arrivati a questo punto per colpa di Lightfall, ragazzi. Cioè l'ultimo anno è colpa di Lightfall. Neumuna non è piaciuta. La storia non è piaciuta, le stagioni non sono piaciute, la player base è scontenta, siamo stanchi di fare sempre le stesse stagioni e c'è una fatica interna all'interno del gioco che è difficile da smuovere per tutti questi motivi, perché probabilmente Lightfall non doveva uscire, non doveva essere fatto, o quantomeno non doveva essere fatto The Final Shape separato da Lightfall. Il motivo per cui è stato fatto però noi non lo conosciamo, però ad oggi se può dire che è stato sbagliato. Il modello non ha funzionato. Probabilmente se oggi fossimo all'interno del reale ultimo anno di Destiny, questa fatica di quest'ultimo anno non si sarebbe sentita, perché eravamo già entrati nella parte finale, già avevamo visto i capitoli nuovi, avevamo visto un cambiamento, uno shift, no? Con i capitoli, le altre storie, gli spin-off, eccetera, eccetera, e saremmo all'interno di un anno in cui sicuramente gli introiti non sarebbero stati così bassi, perché Lightfall sarebbe stato l'ultimo DLC, che ovviamente tanti di noi non aspettano altro di capire come andrà a finire la storia, eccetera, eccetera, e tutto sarebbe stato diverso. Quindi c'è stata una mala gestione dell'ultimo anno, che però fa capo a una mala gestione vecchia nella gestione, scusate, lo ripeto, degli ultimi DLC del gioco. Di chi è la colpa? Non lo so, però. È allungare il brodo, però perché? Non sappiamo il motivo, allungare il brodo perché? Per guadagnare di più? Non avevano tempo di finire di sviluppare il gioco? Non avevano tempo di fare le stagioni? E non ci stavano dentro con la storia? Perché magari volevano raccontarla più ampiamente per far finire, che ne so, Galus, il velo e tante altre cose? Non lo sappiamo, capito? Ma questo lo dici tu, Andrea? Regà, cioè, nel senso, è quello che dico, è che poi vai in giro, leggi su Facebook, non hanno idee, stanno guadagnando tempo per fare che cosa? Non sappiamo il reale motivo, noi non lo conosciamo, è quello che voglio dire, regà. Smettetela di tirare fuori sentenze assolute dicendo, non hanno bisogno, stavano guadagnando tempo, l'hanno fatto per i soldi, l'hanno fatto per quello, perché uno, per i soldi, evidentemente non l'hanno fatto, regà, perché sono andati in perdita, stanno a licenziare la gente, letteralmente, quindi sicuro per i soldi non l'hanno fatto, o quantomeno ci hanno provato e gli ha detto male, non lo so, tocca vedere. E quindi poi in giro si leggono tante cose e non c'è mai nessuno che riesce a fare una disamina completa del quadro più grande, andando anche indietro nel tempo, capendo i motivi della scelta di Bungie di fare Lightfall e tante altre cose. Quindi poi si creano ste cose e tanti non fanno altro che dar fiato alla bocca e scrivono, è colpa di Sony, meglio Activision. Top argomentazione. Così è facile. Guarda che il 45% è tanto, raga. Non ci stai dentro con 2-7 dell'Eververse. Cioè, non è possibile che tutto quella roba lì si basa su 2-7 dell'Eververse. Non è fattibile. Qui si parla proprio di vendite. Cioè, non so i 10 euro di un set dell'Eververse in una stagione.
Cioè, sono 45% annuali. Cioè, qui si parla di pre-order, si parla di chiavi, dei dungeon, si parla di comprare stagioni, di comprare DLC, di avere fiducia nel gioco. Cosa che tanta gente magari ha perso. Cioè, quanti di voi? Cioè, com'è cambiato? Fateci caso, com'è cambiato il player di Destiny durante gli ultimi anni, ragazzi? Quanti facevano il pre-order a scatola chiusa solo perché usciva il prossimo DLC e quanti adesso invece stanno lì che ti dicono sono stanco, non faccio il pre-order, aspetto di vedere, non so come funziona l'anno, eccetera eccetera. Raga, guardate che siamo cambiati. Lo dice uno che sta dentro a sta cosa da anni e so benissimo quello che dico perché sono giornalmente a contatto con tutti i vostri umori in tutti i tipi di social e so bene che è cambiato. Quella roba lì pesa. La mancanza di fiducia sul contenuto del gioco pesa tantissimo, raga. Cioè, è per quello che prima vi ho fatto tutto il discorso su Lightfall e tutto il discorso su la gestione dei DLC post Shadowkeep, perché ha portato a questo. Cioè, il discorso è vecchio, non è una questione di adesso, cioè non guardate al singolo set che non è stato messo nell'Eververse questa stagione. Qua si parla di roba stravecchia che arriva da Beyond Light in poi, ma da Shadowkeep in poi. Tutta la gestione del gioco New Light, tutta la gestione di DLC, tutta la gestione di Lightfall che non doveva esserci all'interno degli ultimi 3 DLC grossi di Destiny, cosa come ho detto prima, eccetera eccetera. Cioè, non scordiamoci sempre che stiamo parlando di un gioco che ha bisogno di contenuti continui e di aggiornamenti continui e di una retention dei player continua che deve tenere lì sempre sul pezzo, perché altrimenti succede questo. Cioè, la fatica che sta facendo Destiny in questo momento è sto 45% qua. Quel 45% è lo stesso 45% che sotto i video della presentazione di The Final Shape era lì che diceva ma Bungie fa sempre la stessa roba, ma Bungie ha riciclato pure dentro il viaggiatore perché ci ha messo la torre, ci ha messo soltanto le piante in mezzo e sono tutte location già viste, eccetera eccetera. E quello è il 45% che non è riuscito a chiappare Bungie. Perché? Perché è il contenuto che probabilmente ha rotto il cazzo da un certo punto di vista. Lo so che tu per la prima volta non hai preordinato, lo so che eccomi, lo so, regà, lo so, ma io lo so che tanta gente non ha preordinato proprio per questo motivo e non preordinerà, magari compra anche, sai quanta gente anche lì, quel 45% magari è tanta gente che magari ha preordinato solo il DLC senza comprare la Deluxe, o comprerà solo il DLC e non compra Deluxe, o ha comprato solo il DLC di Lightfall senza comprare la Deluxe e quindi non le stagioni, perché magari tanta gente si è rotta il cazzo di fare le stagioni. Perché si è rotta il cazzo di fare le stagioni? Perché Bungie è rotta il cazzo a fare le stagioni in quel modo lì e la gente è stanca di fare sempre le stesse cose, l'attività stagionale, i potenziamenti, le carte, le attività stagionali che sono sempre un po' così, le storie stagionali che sappiamo benissimo che vanno di settimana in settimana e bla bla bla. Cioè, è questa la fatica di cui parlo ed è questa la fatica che probabilmente ha accusato il gioco durante soprattutto durante l'ultimo anno. Ed eccoci qua, 45% in meno. Però torniamo al discorso di prima. Di chi è la colpa di questo 45%? Dei capoccia che non sono stati in grado di ascoltare e di capire che fare un DLC in più avrebbe messo ancora più fatica sulle spalle dei giocatori? O sono stati in... Che ne so, difficile. Intendevo solo dire che nel mezzo del conto ci sono sicuramente anche quelle, visto che si cerca di capire da dove arriva sto 45. Sì, però in piccola parte, dico, cioè, se Bungie ha deciso di non mettere i set nell'Eververse durante l'ultima stagione per regalarceli, tra virgolette, perché sappiamo tutto il discorso dei set che dovevano essere dentro Azzardo, Assalti, Crogiolo e bla bla bla, non è quello che ha pesato, cioè... Non è stato l'introito di un set di armatura dell'Eververse che ha fatto il 45%. Quanto ha potuto fare? L'1%? Cioè, non lo so, difficile. Non la vedo una cosa. Non la vedo una perdita così grande, anche perché. Non mi pare che a ogni inizio stagione la gente corra per comprare il set dell'Eververse. Tu mi hai detto, vabbè, io lo faccio con alcuni dei miei compagni di clan, va bene, ma è una minoranza, cioè. Non è che se il giorno della season tu vai su Twitter la gente è feliciona di andare a comprare il set nuovo dell'Eververse. Qualcuno lo shoppa, se lo mette, poi magari c'è il dungeon, il raid e altre carte e altre cose, usa quel set lì. Per esempio, ti faccio un esempio becero proprio.
non è la corsa al set Leverbers che ha fatto meno 45%, o ha fatto parte del meno 45%, secondo me.